Capodanno dalla nostra compagnia. La gamba si è retta da lei, la gamba è una grossa. Ci ha messo il quartetto, se lo abbattocchio qua, e qua le cose la passo mica. Chi che l'ha messo? Raffaello? Raffaello con la... E ci ha messo la... Sai perché? L'Italia ha fatto l'armistizio con gli americani l'8 settembre del 43. Allora per la gioia che si fanno della guerra, diceva la popolina stupida che non capiva che si fanno della guerra, dopo a chiappo della guerra, perché era tedesca naturalmente, si sono state, si sono sentite fotte. E le italiane aveva combattuto contro i tedeschi, dopo mi sa combattuto contro gli americani. E per la gioia che l'8 settembre del 43 si è fatto l'armistizio. Dice l'Italia, si è messo in gli americani, sta a posto. Hanno tassuno la gamba. E tutti tassuno la gamba. E hanno spacchito la mezza. Hanno spacchito la gamba. La campana grossa hanno spacchito. Non ci ha messo il guappello. Era il guappello che funzionava, aveva da tutte le zone. Ma io la dice a quelli ma il guappello ha retto la gamba. Dice che anche il guappello di fustagno. Quello che si usava una volta. Che se ne metteva, spaccava la gamba. Era spaccato. Questa non andava così buona stata. Questa è una storia. Il guappello può spaccare la... Si messa a un certo punto, spacca la gamba. È stato il giorno dell'8 settembre. Per la gioia che l'Italia aveva fatto la guerra. Diceva, fanno della guerra. Non entrarmi stesso. Ma Don Girillo aveva venuto, no? No. Don Girillo, perché Don Girillo si è spaccato pure che ha la volta la gamba. E io avevo cercato i soldi, Don Girillo aveva fatto un comitato, pure Carlo Alberto. No, no, per la campana, qua si è stato per l'alluvione del Polesi. Ah, quella al 51. Con l'alluvione si era chiuso. Che andiva da Mastro Luigi. Tutto quando. No, no, lasciava, quando Mastro Luigi non andrà a sto. Che l'aveva armata la campana e quello che lo voleva svolto per armarsi la gamba. E Mastro Luigi ha detto. L'altro che Mastro Luigi teneva la botteca stata a 10. Tutto il giorno che lo scuccio a me. Gli ha offerto una somma. Una somma alta. Se lo nuvate però. Quando è andato se ci lo nuvate si gamba. E invece nel 51 quando c'è stato quella nel Polesimo. Parleranno più. Aspetta, che dici? Quando stavi presente, che io va lavorando a Mastro Luigi. Quando gli ha detto a primo da Don Gino? Gli ha detto, se non lo vuole la gamba è disponibile. Ma se non è questo, non è tutto. Invece quella del Polesimo, che aveva successo? Il Polesimo, se la bassa padana. È stata una tragedia, quella nel 51. E allora nasceva una frega di salvanese, un medico, hanno fatto un comitato. Un comitato però era costituito da tutto qui, non è che c'era divisione politica. No, 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 no. Carlo Alberti. No, 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 no. La gente ha contribuito. Non era una questione politica. Perché è successo una tragedia grossa. L'acqua sopra la tetta per rovita. E quindi si Adri a Rovigo. Quindi si è costituito questo comitato e l'agenda di Teleso per circa l'unico che nella dita, almeno si arcanto, perché è stato proprio Mastro Luigi. No, un Mastro Luigi è stato bravo. No, un Mastro Luigi gli ha detto a chi, gli ha detto noi ci siamo nati alluvionati, gli ha detto a Don Civino, gli ha detto noi ci siamo nati alluvionati. E dopo si disgraziti, ha detto, referenza a chi lo noto, anni fa morete fa, gli frega tutto, non te la colpa un pezzo di ferro, cioè un pezzo di ferro che cagate nell'industria. Però siccome anni, quando si rompava una, gli ha detto quindi non ci metti manca una, ma dopo avrà scherzi ce l'avrà pure messa. Da Mastro Luigi scherzi. Scherzi, Mastro Luigi. Babbo, grazie. Scherzi. Ciao. Ciao.